Buon pomeriggio, benvenuti alla nostra riunione di redazione dopo il derby che ha riaperto il campionato, la bella vittoria della Juventus di ieri sera, tanti temi da approfondire, lo facciamo con Jessica Tozzi, ciao Jessica, Un saluto a tutti. Matteo Ciao a Carocchi, ciao tutti. Matteo, Gianluca Rossi, Buongiorno. Michael Cuomo, Buon lunedì a tutti. e il nostro direttore, ciao Fabio. Ciao, buongiorno a tutti. Ci sono anche tanti temi extracampo che riguardano il derby e che approfondiremo tra poco. Direi però di partire dalla partita e da questa vittoria in attesa del Milan. Sono già passate quasi 48 ore. Fabio, che riflessioni possiamo fare? Ha vinto anche il Napoli? È un campionato riaperto definitivamente? Ma non lo so, è difficile fare delle valutazioni perché il corso della partita è stato ampiamente tradito dal risultato, questo va detto, no? Poi al Milan va riconosciuta la capacità di aver creduto fino in fondo, all'Inter l'incapacità di rimanere sul pezzo. Però da qui a dire che il Milan si è dimostrato più forte dell'Inter, malgrado i potenziali, mi pare 4 punti, se l'Inter vincesse a Bologna di distacco, ne corre, ecco. Io ho visto una partita strana, stranissima, che rappresenta la meraviglia del calcio, e cioè una squadra che ha strapazzato l'altra per 2/3 della partita e che poi prende 2 gol anche un pochino strani. Non voglio giustificare l'Inter o sminuire il Milan, sia chiaro. E però certamente non è stato un derby in cui dici, beh, primo tempo dell'Inter, secondo del Milan, il Milan aveva qualcosa in più, ha vinto con pieno merito. E l'Inter si è fatta portare via sotto il naso una partita che sembrava segnata. Una partita in cui devo dire la verità, fino al 15° del secondo tempo, la supremazia dell'Inter era stata tra le più evidenti dei derby degli ultimi anni. Quindi, se tanto mi dà tanto e non dobbiamo ragionare solo sul risultato, ecco, credo che sia un po' troppo presto per fare il funerale dell'Inter e per dire che il Milan può ancora vincere il campionato. Poi quale possa essere l'effetto psicologico di questa partita strana lo vedremo nelle prossime, cioè se l'Inter saprà reagire al contraccolpo di una partita persa veramente male e se Milan invece spiccare il volo. Io però personalmente ecco, ho visto ancora molta differenza tra Inter e Milan in campo in prospettiva del prosieguo della stagione. Gianluca, inizio da te tra Inter e Milan. Cosa è Dio, poi successo? quando rifletti a freddo e dici l'ultimo l'avevo perso 15 mesi fa. Può anche succedere che lo perdi, però francamente, fessi, presuntuosi, imborghesiti, senza nessuna ragione e quindi spero che la lezione sia salutare. Ciò non toglie che io faccio sempre i complimenti a chi vince, però strozzerei i miei uno per uno a partire dalla schiavitù del cartellino giallo che ha Inzaghi, che è ora di finirla. Perché i cambi, rivedendo la partita, il cambio di Marco Darmian non ha senso, cioè doveva mettere prima Darmian e poi Di Marco, lo assolvo per Perisic perché ovviamente se voleva uscire, ma la roba Çalhanoğlu Vidal non ha senso e non ha senso neanche la cosa Sanchez Lautaro, perché tu lo sai, lo dice la storia che quando Sanchez o si infortuna in Cile o quando fa il partitone poi non la becca mai. Quindi fessi, persi, guarda, dico fessi perché in televisione mi verrebbe un'altra parola che finisce peroni, Ma ma sei basta. preoccupato per No, no, non sono campionato? preoccupato, però siccome il campionato per me non è mai stato chiuso, cioè potevo dire che era chiuso con Conte, perché con Conte sta partita tu non la perdi mai. Noi non sappiamo gestire i risultati di misura, cioè ormai è comprovato. Quindi noi i risultati di misura non siamo in grado di gestirli. Quindi il campionato per me non è mai stato chiuso, hai ancora 42 punti, 45 per noi a disposizione, ma siamo veramente dei fessi. Adesso sono contento che ci sono 3 gradoni, perché sono gradoni, in 3 competizioni. Cioè a salire, no? Roma, Napoli, Liverpool. Liverpool per me siamo a casa e lo capisci anche ieri, perché se ti fa scemo, ti manda in bambola Giroud per 3 minuti, figurati mamma santissima di Klopp. Quindi Napoli, Roma, perché mi sembra un po' presto per cominciare, oddio, buttiamo tutto sul campionato, la Coppa Italia adesso. Cioè Roma e Napoli sono le 2 partite. L'unica cosa che mi conforta è che dopo Lazio-Inter persa in maniera scellerata come questa, noi facciamo 2 vittorie con lo Sheriff. Battiamo Empoli Udinese, la Juve ci facciamo 1-1 per un'altra stupidaggine nel finale, però bene o male il trend è quello poi del Era filotto. positivo. Adesso bisogna ripartire così. Michael, il Milan che arrivava dal mercato, insomma, tra la delusione generale, invece ha dato la zampata. Possiamo Sì, non è mai riassumerla stato così. chiuso il campionato, ma sarebbe stato chiuso se fosse finita Primo tempo. come si pensava dovesse e potesse finire.
per quanto visto in campo fino al 70esimo. Per me il momento, l'ingresso di Sanchez è quello poi che ha disegnato e aperto un altro capitolo di questa partita, perché al 70esimo entra lui, al 79esimo segna Giroud e l'Inter va in bambola. Il termine presuntuosa che ha usato Gianluca per la sua squadra mi sembra quello più calzante. Dall'altra parte l'umile Milan che entra, sbaglia formazione, Stefano Pioli, perché Pioli ha ragione quando dice che il Milan non deve snaturarsi per l'avversario che ha di fronte. Quando lo fa puntualmente fa male. La scelta di Kessié è una scelta che non ha pagato minimamente. È stato poi bravo a capire che sparigliare le carte con questa Inter lo si poteva fare soltanto mettendo gente che è capace di non dare punti di riferimento. Brahim Diaz è questo giocatore qui, per me è una vittoria. Però Brahim Diaz ha dimostrato di essere più utile quando subentra. Io non sono d'accordo sulla formazione sbagliata, sinceramente. Chi mettevi? Krunic? Che si è avuto un rendimento oggettivamente... Sì, però se mettevi Brahim Diaz dall'inizio magari aveva il rendimento che ha avuto nelle ultime 20 partite. Certo, e questo è un tema, cioè il fatto di non aver Brahim Diaz ti conferma di essere uno da ultima mezz'ora e tu non hai sostituito Çalhanoğlu che è andato via, e dall'altra parte è un giocatore fondamentale, lo abbiamo visto e lo stiamo riconoscendo vedendo i cambi che hanno poi deciso la partita. E sì, perché lui e Brozovic insieme avranno toccato 500 palloni. Tu ne togli 250 giocati e l'Inter ha perso clamorosamente il pallino del gioco. Comunque è una vittoria importantissima. È vero che la classifica dice che il Milan ha riaperto lo scudetto, il discorso scudetto, e ha tenuto aperto il campionato con questa vittoria. Io dico che è una vittoria estremamente importante ed è un weekend estremamente favorevole per due motivi. Perché tu alla vigilia di un weekend che sarà, almeno sulla carta, ultra favorevole, perché ci sono due incroci, Atalanta-Juventus e Napoli-Inter, tu hai preso punti sulla prima e hai preso punti sull'Atalanta che ha perso. E quindi dal punto di vista della zona Champions tu hai tenuto una distanza di sicurezza notevole, e non dico rassicurante al 100%, ma che ti dà una certa sicurezza da quelle che ti stanno dietro. Matteo, poi ovviamente approfondiamo anche la Juventus, che torna in corsa anche per lo scudetto, magari, dopo la vittoria. Qua con Zaccaria, sotto, c'è tutto un capitolo di Zaccaria. Ne parliamo, sotto ci crede la Juve. No, è impossibile. Ma guarda, la matematica che ti dice che è impossibile. La Juve, nella migliore delle ipotesi, può fare una cosa sola. Vincendo tutte, no? È già... non accadrà. Ma prendiamo il caso anche che le vinca tutte, chiuderebbe 87 punti, sono troppo pochi, cioè è inutile, quindi veramente devono fermarsi completamente, non una ma tre squadre, dove tra l'altro non ci sono neanche tantissimi scontri diretti, perché tanti li abbiamo già fatti sia noi che gli altri, quindi francamente è veramente impossibile pensare allo scudetto della Juve, pensare arrivare alle prime quattro. Ieri l'Atalanta ci ha dato una grande mano, perdendo in casa col Cagliari, e adesso possiamo andare serenamente a Bergamo giocandocela in maniera abbastanza tranquilla. Ma adesso hai cambiato idea sul Milan? No, io purtroppo ti dico, la classifica ci dice che il campionato è aperto, il campo no, il campo ti dice che il campionato era chiuso prima del derby ed è chiuso anche dopo il derby, però la classifica ti dice che hai tre squadre in potenzialmente 4 punti, massimo 4 punti, e quindi tecnicamente aperto, però francamente ce n'è una che è troppo superiore alle altre, cioè può solo suicidarsi l'Inter, onestamente. Mai non è vero, ha sbagliato 3-4 volte nei big match, tra l'altro li hai finiti, ti manca il Napoli domenica e poi avrai la Juve ad aprile, ma per il resto li hai anche già fatti quasi tutti. Onestamente non vedo come l'Inter possa perdere questo campionato. Anche tu, Jessica? Sì, io credo che non dipenda dal derby, insomma, il destino di questo campionato, l'ha detto giustamente Matteo. Secondo me l'Inter in questo caso può solo perderlo, e dicevano giustamente bene loro. I cambi sono stati un po' il senso di questo derby, in un senso negativo per l'Inter, positivo invece per il Milan. Da lì è un po' cambiato l'andamento della partita, però ritengo che
lo strapotere dell'Inter a livello fisico, a livello di rosa, sia davvero troppo superiore rispetto alle altre squadre. Quindi insomma io credo ancora che l'Inter sia estremamente favorita. Intanto ha fatto due battute Pioli, sì, anche oggi, poi magari vediamo il video che ha postato Ibra, che quello è un tema, no? Il rinnovo di Ibra, Giroud che comunque ha fatto, che tra l'altro è stato un argomento anche per Stefano Pioli, cioè Zlatan Ibrahimovic. Pioli sul suo futuro dice che si sente molto bene al Milan e quindi potrebbe addirittura rimanere qui per sempre, mentre su Zlatan Ibrahimovic dice una risorsa importante e non ha mai rappresentato un peso per noi. Adesso vi faccio vedere anche il video, sì, a cui alludevi tu. Ecco, adesso per vediamo sempre, il video, Fabio. Per sempre, adesso vuole. Adesso è il momento, momento dell'esaltazione, comunque sta facendo bene con l'esercizio con Ibra, Milan. Comunque lo facciamo tutti, senza sacco, insomma, e senza essere sospesi. No, c'è questo dettaglio. E magari non ha 40 anni. Eccolo qua, allora lo vediamo così, lo facciamo commentare anche a Fabio. C'entra forse poco con... Serve per il pallone, però insomma, beh, serve per restare in forma. Dimostra che sei in forma. Mamma mia, ragazzi, c'è Cuomo esaltatissimo. Fabio, e lo fai sul pavimento, dai, non è impossibile. Però gioca il 40% delle partite. Sì, sì, sembra un po' Silvestre Stallone quando faceva, si allenava Rocky. Per, questo è Rocky 6. Insomma, sì, Rocky o cose. Questo è Rocky 7 però. Perché è già vecchio. Cioè, però vedi, qual è il vero dramma? Vogliamo parlarne. Il vero dramma è Cuomo che esclama mamma mia. Cioè, sì, si casca mani e piedi, hai capito? Vede questo qui che fa queste riprese per colpire posso chi poi? I semplici di spirito. Mi fa un triennale. Mamma un triennale. Mia. Non andare via, ti prego. Gli fa un triennale lui. Però quando Fabio, Pioli, Maldini nessuno dice che è un peso, cioè, è un peso soltanto per l'economia, e voi direte mica è niente, e sono d'accordissimo con voi, per l'economia del Milan in termini proprio di cassa è un peso, sì, ci credo che non sia un peso in nessun altro ambito. È un giocatore che anche non giocando, solo avendolo nello spogliatoio, ti dà qualcosa. Questo è inevitabile. Ma, ragazzi, scusa, serve, ma farla come se fosse lo psicologo. E diventare il Giroud di se stesso. Cioè, se lui non accetta, in base alla sua modesta capacità di incidere, di essere uno che fa la riserva e che entra in certe situazioni e lascia lo spazio libero a un centravanti capace, perché c'è poco da girarci intorno. Se tu vedi quello che fa Abraham nella Roma, Osimhen nel Napoli, adesso Vlahovic nella Juventus, o Zapata, se non è morto, nell'Atalanta, dà un contributo per tutta la partita di potenza, di forza, di trascinamento, che lui non è più in grado di dare. Il Milan, dalla prossima stagione, deve avere uno così lì davanti. Ma sono pienamente d'accordo con te, però temo che il fatto del Ibra le vuole giocare tutte sia diventata più una leggenda che io stesso, anche scherzosamente, beh, ripeto quando, di partita quando sta partita, bene gioca, decide lui, e quando sta bene gioca, sì, però abbiamo già conosciuto un Ibra diverso, cioè l'Ibrahimovic già dell'anno scorso dopo 20 minuti contro la Juve non esce, cioè gioca col fastidio al tendine e non esce. Pensate, l'Ibrahimovic di un anno fa gioca al derby col fastidio al tendine, mi ha scritto un rosso nero tifoso VIP, cioè Madonna, se lo vende Cuomo lo strozza. Fa, secondo me con Ibra al posto di Giroud il derby non l'avremmo vinto. Che ragazzi, mi sembra. Beh, ha fatto due gol Giroud. No, no, lui dice: se la nostra fortuna è stata di non avere Ibra che ti condiziona. Non lo so, sì, mi sembra sì, una roba. Però anche questa leggenda, sì, questa perché opinione. C'è la leggenda, no, c'è la leggenda del senza Ibra il Milan gioca meglio. La leggenda, ci sono dei numeri. Le statistiche dicono che il Milancone senza Ibra. Senza Ibra il Milan ha una media migliore. Punti più alta, migliore, ma io il gioco del Milan senza Ibra domenica, sabato non l'ho visto, sabato per 75 minuti è stato un non gioco al quale Giroud ha partecipato con dei colpi di testa. Sì, anche Leao non si è mai visto. Leao insomma, non si è mai visto, che stia male, Salemakers non si è mai visto. Ma è di pensare che con Ibra invece si sarebbe visto sto gran gioco, perché io anche all'andata... Se Ibrahimovic decidesse... A me sembra che anche all'andata, adesso onestamente, adesso poi sbaglia il rigore Lautaro, quindi l'autorete la fa De Vrij. A me non, io non ricordo il Milan che aveva fatto gioco anche all'andata, però per carità. No, ma anche all'andata abbiamo detto, se l'Inter fosse stata cinica nella partita...
L'Inter avrebbe vinto tranquillamente. Mi ricordo Vidal, Lautaro Martinez, tante occasioni sprecate. Quindi, sì, poi è giusto ricordare che oltre ad avere una rosa probabilmente migliore, non aveva neanche fortunati. Possiamo dire, senza Tomori, possiamo dire che tutti abbiamo sbagliato, cioè, ogni volta cadiamo nel tranello di sottovalutare il Milan? Sì, questo sicuro. Io non più. Questo sicuramente. No, sì, perché siamo arrivati, sta un po' più attenti. Siamo arrivati, no, dobbiamo... è, sì, stiamo un po' più attenti, ma abbiamo vissuto due settimane dove, beh, il mercato ha influito tanto, hai visto Vlahovic, Zaccaria, Gosens, c'era un po' di pessimismo. Ragazzi, l'Inter si è presentata senza infortunati, il Milan era senza, perché qua ce lo dimentichiamo. Chiara è un'assenza. Poi è vero che te lo devi dimenticare perché non ce l'avrai più. Ragione. Ma Chiara è un'assenza, Tomori è un'altra assenza. Mi è sembrato molto casuale, adesso non per dire, cioè, sì, che la partita sia stata stranissima. Cioè, per me è il derby più strano degli ultimi 15 anni, perché altri derby meritavo di perdere, li ho persi. Questo qui veramente, sai che se, cioè, non capisco quei tre, perché poi tre sono 5 minuti di blackout. Minuti. Dobbiamo, cioè, smarcarci anche dagli episodi arbitrali che ci sono stati, da quello che è successo alla fine della partita, con immagini inedite. Andiamo un attimo in pubblicità e ne parliamo tra poco. Rieccoci, non sono mancate neanche le polemiche arbitrali, ne ha parlato anche Inzaghi nel post partita. Fabio, parto da te sugli episodi di campo, il fallo non fallo di Giroud su Sanchez. Ma guarda, io che rivendico la mia indipendenza intellettuale da Milan, Inter, Juve e quant'altro, parlavo dopo la partita e dicevo sì, effettivamente Giroud commette fallo perché si preoccupa più di tagliare la strada, per così dire, a Sanchez che di andare sul pallone, per quanto sia in vantaggio. Poi invece ho visto le immagini dalla parte opposta del campo dove si evince in maniera chiara che Giroud assolutamente non commette fallo. Quindi quello che sembrava un mezzo fallo che si poteva anche dare, pur nell'ambito di poi un'interpretazione sul metro di misura dell'arbitro guida, che è stato abbastanza favorevole a una certa fisicità, rivedendo dalla parte opposta non è mai fallo quello lì, infatti lo potrei far vedere anche stasera, e devo dire che da questo punto di vista Inzaghi ha perso una buona occasione per stare zitto. Lui ha un po', finora non l'ha mai dovuto esercitare perché le cose sono sempre andate bene, però la Lazio, io mi ricordo, è un altro piangina, Inzaghi di prima categoria, finora non ne ha avuto bisogno. Ecco, sarebbe importante che continuasse a evitare di cadere in queste lamentele, soprattutto se sono infondate. È stata una caduta di stile. L'Inter ha perso il derby, intanto non per un errore arbitrale che alla fine si è visto non c'è minimamente stato, ma un'analisi più onesta da parte di Inzaghi avrebbe dovuto dire: la colpa è nostra, forse la colpa è anche mia, siamo usciti di concentrazione, abbiamo avuto anche un po' di sfortuna, perché dobbiamo ricordarlo, il Milan segna prima su un tiro pessimo che dimostra anche la scarsa qualità poi del soggetto di Diaz, no? Diaz si procura una buona occasione al limite, sei 1-0, hai una palla da tirare all'incrocio e tiri invece un sospiro che per buona fortuna viene deviato e diventa un assist. Ecco, fin lì ti segue Inzaghi, se parli un po' di sfortuna, un po' di colpa tua, eccetera. Se la prima cosa dici ma il gol nasce da un fallo, no, lì non ti seguo più. Devo dire che se poi voi fate attenzione, per la gioia di Gianluca Rossi, Sanchez fa veramente un disastro, sì, perché ha una palla nel cerchio del centrocampo che controlla malissimo, gli sfugge, arriva e gliela porta via Giroud. In maniera corretta Sanchez finisce anche gambe all'aria e poi il Milan segna. No, ma io posso, credo con grande, chi se ne frega poi, se io sono sempre, credo abbastanza equilibrato, fermo restando che sono di parte interista. Secondo me, cioè, se c'è una cosa che mi ha dato fastidio è da Provincialotti tirar fuori quella roba lì per spiegare il derby, come ho considerato da Provincialotti una settimana di effetto serra. C'è andata bene con Dzeko e Modulo, ti ricordi? Cioè Dzeko salta Modulo col Venezia. Bisogna anche avere l'onestà di ricordarsi di tutti gli episodi. Perché non puoi dire, però quello di Dzeko no, perché arriva prima sul pallone e quindi non è fallo. Adesso, siccome è arrivato prima l'altro, perché Sanchez dormiva, perché questa è la verità, dormiva, perché è entrato dormiente, e no, allora il gol va annullato. Non voglio sentire la crescita mentale, secondo me,
del tifoso che vuole vincere il secondo scudetto, deve essere anche, certo, dall'esterno di dire, però se l'allenatore perdo, dalla colpa all'arbitro, però il tifoso l'allenatore, è più posso dirti, la prima dichiarazione che ho sentito io, lui ha detto sì, ma non tiriamo fuori sta cosa dell'arbitro perché l'abbiamo persa, nel calcio ci sta. Poi siccome continuava a menargliela, in particolare lo dico perché l'ho sentito, Ambrosini continuava a dire no, ma guarda che secondo me non è assolutamente fallo, lui, vabbè, allora se per voi non è fallo, cioè a un certo punto l'hanno tirato dentro. Poi che Inzaghi sia uno che ogni tanto questo ovvio, c'è un precedente, ragazzi, ha sbagliato i cambi, ragazzi, vogliamo dire la verità, lui sa benissimo di aver sbagliato i cambi. Fammi quindi sentire anche Michael. No, e c'è Matteo, un precedente che è, Fabio se lo ricorderà, Sampdoria-Inter, Çalhanoğlu su Damsgaard. Sì. Riparte l'azione, però io non sono lì a fare i paragoni, dico che prendiamo ad esempio il paragone e l'episodio di Genova, anche lì non ci fu il fallo. Qui si vede chiaramente da un'immagine amatoriale registrata con un telefonino dal primo anello arancio, quindi dalla parte opposta, quella a cui faceva riferimento Fabio, sì, esatto, e si vede chiaramente che lì non è neanche un contrasto tra Sanchez e Giroud. Lì la palla per lo stop sbagliato di Sanchez è quasi una palla vagante che Giroud arriva e tocca per Tonali. Poi è chiaro che Giroud arriva, lui anche per ragioni, sì, ma arriva tutto a una corsa anche abbastanza scordinata, al di là dell'immagine amatoriale dal primo arancio che neanche, no, perché si vede benissimo. L'Inter, ma chi se ne frega, per me non è fallo mai. Gianluca, io sono rimasto sorpreso, la devi guardare perché davvero da quella prospettiva lì cambia completamente la valutazione. Per me non è mai fallo. Non è fallo da quella prospettiva. Sì, ma per come ragiono io sul pallone, per me quello lì non è mai fallo. E io me la prendo con i tre, che a un certo punto c'è un flipper in area, non si capisce perché, ci sono tre del Milan e c'è solo Skriniar lì. Che si guarda attorno, cioè, per Matteo mi sembra che se il metro è quello giusto, no? No, ma per me è proprio. Io ti voglio dire che secondo me è un errore fiscale fallo. Cioè, è proprio un errore, non è il 50-50 scegli te, è proprio un errore fiscale fallo. Lì, lì lui arriva. Cioè, quello proprio è palla piena, si gioca a giocare. Sì, lui arriva, Brozovic a dargliela, tocca la palla. Sbaglia Brozovic a dargliela in verticale quando questo e sbaglia poi Sanchez e sbaglia lui campo. Che figo lui se non fa il colpo di l'altro palco, episodio di campo, e qua dobbiamo approfondire, riguarda Lautaro Martinez e Teo Hernandez, vedremo poi l'immagine. Sì, posso, certo. Ecco, no, prima di Lautaro e Teo poi c'è anche un tema secondo me che dobbiamo sviluppare, che è quello di Handanovic, sì, perché lui ha preso proprio il gol del portiere anziano. Però De Vrij, io sono d'accordo perché devo dire che anche Onana in Coppa d'Africa, sì, però dai, cioè ragazzi, però anche De Vrij può girare un mancino che ha la palla a spalle alle porte, si può girare solo di lì, oh, non c'è niente da fare, De Vrij ci cade come un pollo solo lì, poteva fare solo quella giocata, anche la bravura della poi per carità, sì, cioè Handanovic anche Milito faceva sempre la stessa finta ma ci cascavano lo so, infatti cioè, sì, la bravura era batte, perdonami, era batte, cioè, ma Fabio così Devrai, non me ne parliamo al volo, beh, poi ovviamente andremo ad approfondire. Secondo te comunque resta lui il titolare fino alla fine della stagione? Bisognava anticipare a gennaio Onana, perché tanti tifosi, cioè un tema caldo tra i tifosi dell'Inter quello di Handanovic. Beh, sai, allora, io ho una stima infinita di Handanovic, secondo me è stato per continuità forse il più grande portiere dell'Inter degli ultimi 30 anni, e l'Inter ha avuto dei portieri eccellenti, ma nessuno che per così tanti anni è stato così all'altezza sempre di se stesso. E anche quest'anno ha fatto alcune parate strepitose, Handanovic, cioè Non possiamo dire che l'Inter stia scontando solo il problema del portiere. Però questa cosa va detta. Il Milan è rimasto in partita grazie al suo portiere. L'Inter tante volte era riuscita a rimanere in partita in gare molto difficili con dei miracoli di Handanovic. È da un anno e mezzo che i miracoli sono sempre meno e i gol evitabili sempre di più. Allora, quando dell'Inter si dice vabbè, ma adesso chi prende? E secondo me deve trovare un bravo portiere, perché a parte invertite la partita la vinceva 3-1 l'Inter, probabilmente a portieri invertiti. Sì, oddio, 30 anni Fabio, 30 anni con Giulio Cesar magari no, però è vero. Però è durato vero. Meno Giulio Cesar, Gianluca, è durato meno Giulio Cesar. Sì, no, però c'è una cosa da dire, io sempre, almeno me lo diceva sempre quando parlo con Pagliuca, mi dice, dipende anche chi hai davanti.
Cioè, se tu hai davanti, ascoltami, Ferri, prendo Zenga, Ferri, Mandorlini, Breme o quell'altro che ce l'ha davanti, Samuel e Lucio, Giulio Cesare, è un conto. Andanovic ha avuto davanti per anni gente che voi neanche vi ricordate, Juan Jesus, Dodò, cioè, esatto. Jonathan. No, voglio dire, dipende, quando, come dice Fabio, giustamente era decisivo, prendeva anche 40 tiri in porta perché aveva davanti, sì, certo, cioè, dei pali della luce. Adesso, però, paradossalmente, che ha davanti gente più attenta, è maledetta. Fabio, visto che l'hai citato dall'altra parte, Maignan ha fatto dimenticare completamente Donnarumma. Totalmente. Ma io, sai, sono finito nel mirino di molti tifosi milanisti perché dicevo che, a mio avviso, Donnarumma non era tutto questo grande fenomeno, era più bello e spettacolare che efficace. E adesso vedevo che ieri ha preso un altro gol abbastanza stupido col Paris Saint-Germain, il da che Botman ci fa preoccupare, perché è un giocatore che ha perso anche la sua fiducia, mi pare, e noi ce lo troviamo in porta nella doppia sfida per andare ai mondiali in uno dei momenti, anzi nel momento più difficile della sua carriera. E capire di portieri non è così facile, perché tanti rimangono soggiogati dalla paratissima e non si rendono conto che la forza del portiere non è solo la paratissima, ma anche non prendere gol evitabili. Donnarumma è il classico portiere che ti trae in inganno, perché fa le paratissime, perché para magari il calcio di rigore, poi però vai a vedere quanti gol evitabili ha preso e scopri che ne ha presi molti di più, per esempio, di Handanovic negli ultimi anni. E il punto adesso è questo, che il Milan con Maignan ha preso un portiere sia capace di fare le paratissime, poi il gol stupido ogni tanto lo prende qualsiasi portiere, li pigliava anche Buffon, ci mancherebbe, ma soprattutto è uno che prende pochi gol stupidi. Sentivo ieri, proprio in trasmissione da noi, se tu vai a vedere, mi pare che l'avesse detto Pogliani, quel tiro deviato nel primo tempo di Brozovic, in cui lui si tuffa sulla destra e poi recupera e si butta a sinistra, riesce con la mano a deviare il pallone, è qualcosa fisicamente di impressionante, fantastico. È il secondo che fa, lo fece anche con la Roma, una conclusione, non mi ricordo di chi. Poi la deviazione di Abraham. Deviazione di Abraham, che poi sul corner fa gol Abraham. Sì. Più o meno con lo stesso stile di Perisic, anche lì sul secondo palo. Quella della Roma, quella della anche Roma. Anche per me questa qua era questa più lenta. Questa qui non era, secondo me, no. Sono però lui aveva già tutto il peso dalla, sì, parte però destra. Questa non era, non voglio dire che la prendono. Ma comunque ha fatto una grande partita, ecco. Cioè, secondo me lui Handanovic si insacca. Sì. Resta. Anche no, quella uscita che fa fuori area, ragazzi, di piedi, uscita lì è incredibile. Cialanoglu era, ecco, quella è criminale. Poteva essere criminale, però magari Donnarumma l'avrebbe sbagliata. Lui invece, secondo me, ha avuto, sì, anche la personalità, ragazzi, di reagire. Lì puoi essere, no, lì Cragno, fuori, lì Musso, fuori. Donnarumma, Maignan. Lì, se la fai come l'ha fatta Maignan, sei un fuoriclasse. Sì. Se la sbagli, sei un pazzo. Beh, certo, siamo chiaro. Al 46esimo, dove va? No, comunque io, quando l'ho visto uscire, ho detto dove, sì, va? Ma c'era tutta la difesa. I polli comunque sono quelli dell'Inter, perché lì comunque la palla torna all'Inter. E Brozovic, anziché provare poteva in porta, provare il tiro, perché ci passiamo la palla tre volte fino a Dzeko quando lui è rientrato in porta. Allora, dobbiamo andare a vedere il presunto 13 milioni più 2 di bonus, lo ricordiamo? Di Lautaro, com'è? 13 milioni più due di bonus. È stata una sorpresa per i tifosi del Milan, sicuramente. Meno male. Che giornata, comunque. Onana fa la papera. Botman, che è il nuovo Franco Baresi, gli segna Donnarumma. È partita la controffensiva. Vincono il derby. È partito. No. Che giornata memorabile è stata. Beh, dai, sei durato. Dicevo, dobbiamo andare ad approfondire il presunto sputo di Lautaro, l'invasione di campo, con anche gli steward che poi hanno fermato questo ragazzo. Andiamo un attimo in pubblicità e ne parliamo tra poco. Rieccoci, allora, dicevamo, Lautaro sembrerebbe, io sinceramente dal condizionale video non vedo d'obbligo, spunto, in questo caso il condizionale d'obbligo, perché però non si vede. Cosa sembra. Succede? Teo Hernandez viene espulso, esce, prende in giro un po' i tifosi, dice, poi vedremo le immagini, dice non vi sento i tifosi dell'Inter, vabbè. Lautaro Martinez è in panchina perché è stato sostituito, corre dove c'è l'ingresso del sottopassaggio di dove sta andando Teo Hernandez negli spogliatoi, si affaccia e
sui social è già stato ribattezzato come lo sputo di Lautaro. La mimica c'è. Non si vede, tu dici la mimica c'è. La mimica si vede. Non si vede, poi non si vede lo sputo che fate. Dopo 30 secondi, per chiudere, poi vedremo le immagini, dopo 30 secondi c'è il fischio finale, Teo Hernandez torna in campo per festeggiare con i compagni, a quel punto Lautaro va a prendere Teo Hernandez, i due c'è un po' di battibecco, poi è arrivato Mori, porta via Teo Hernandez. Però non gli è, la seconda volta però non gli ha sputato. Non, gli ha sputato non dice mi hai sputato, quindi allora. Non lo so. Ecco, io sinceramente non che lo pensi Fabio, a far tu gol, hai visto Lautaro, le immagini. Va, che pensi a far gol, Lautaro. Le immagini, non so che idea ti sei fatto. Dice a me? Sì. Ma lo intraviste, mi sa un po' un processo alle intenzioni. Certamente Teo Hernandez... è stato uno dei peggiori del Milan in assoluto, no? Non dimentichiamo che Dumfries lo ha soverchiato, ha fatto un gol saltando meglio Teo Hernandez, poi per buona sorte il Milan era in fuorigioco Perisic quando ha fatto il cross, però nell'insieme ha giocato male, non è mai stato determinante, ha patito enormemente e si è fatto anche buttare fuori per un fallaccio a tempo scaduto veramente cretino, perché poi salterà la partita. Quindi se poi pensiamo che uscendo comunque è andato anche, se questa è la ricostruzione, in qualche modo provocare una parte della tifoseria, dimostra una volta di più di essere un giocatore che ha avuto una serata disastrosa. Se poi invece fosse confermato lo sputo di Lautaro, certamente Lautaro va verso di lui, si vede questo che corre verso di lui, che sta scendendo la scaletta per dirgli qualcosa. Non so se sia perché magari è arrabbiato per il brutto fallo che ha fatto i danni di Dumfries, un fallo anche un po' di frustrazione, io se vuoi, o perché più. Ha visto qualche cosa mentre lui scendeva via. Lì siamo nel campo delle ipotesi e non mi voglio avventurare. Vedo che l'artiglieria rossonera è già partito dicendo che ha sputato, sicuramente ha sputato. No, l'artiglieria rossonera, sui social... Anche tu con l'artiglieria. Non lo so. Io, ok, allora... c'è anche l'artiglieria nell'azzurra, mica solo quella rossonera. Sì, no, ma poi io, allora, la ma mia io sono, artiglieria sparo è... vuoto perché dico che c'è la mimica, non si vede lo sputo. No, ma non tu, no, non tu. Vabbè, ma a me pare che la cosa più brutta del derby, se è vero, perché anche qui io non c'ero, è che ci sono stati dei tifosi dell'Inter, anche delle signore di una certa età, presi a schiaffi da dei ragazzotti. Poi, sì, dobbiamo approfondire. Ripeto, questo è un altro tema, ma io non ho, dalla curva non del ho gli elementi perché non della... c'ero. Cioè, l'autore è andato su e l'ha sputato anche da no, no. Sono i tifosi del Milan contro i tifosi dell'Inter. No, francamente... Poi, che Lautaro abbia quel carattere lì, sono le prime fatti, ho detto, la prima frase che ho detto, pensa a fare gol invece che far casino. Sai cosa mi ricorda questa cosa dello sputo? Sì. Il famoso Bonucci ha dato una testata a Rezzoli. Che in realtà era in questione di inquadratura e vedevi dall'alto che c'era mezzo metro tra i due. Qua vedi uno che si affaccia e dai per scontato che sputi, in realtà non si vede niente. Magari probabilmente l'avrà insultato, sicuramente esatto. L'avrà insultato. Quello sì, mi però sembra abbastanza... la reazione anche di Teo Hernandez non mi sembra quella di uno che ha ricevuto uno sputo. Insomma, però... uno che ha ricevuto uno sputo ne fa in maniera diversa. Guarda, sicuramente sarebbe uscita. Come versione, se non sono loro stessi i protagonisti. Cioè, tra l'altro Teo Hernandez si vede, è accompagnato da un addetto alla sicurezza del Milan. Il ragazzo che lo accompagna giù non è un dirigente, non è il team manager, è un addetto alla sicurezza, che quindi avrebbe potuto benissimo segnalare lo eventuali sputi di Lautaro Martinez lì. E tra l'altro lì San Siro ha il tunnel e l'imbocco del tunnel proprio dove stazionano sia il quarto uomo ma soprattutto gli addetti della Procura Federale. Lì, poteva stare in campo, quello ha detto, no, mi rifaccio un'altra polemica. Presumo proprio di sì. Poi dovremo andare ad approfondire ovviamente magari stasera con qualche collegamento il tema che hai sollevato tu, quello dei tifosi interisti che invece denunciano di essere non stati. Non lo so, cioè perché poi qua le versioni non riesci mai a capire, cioè mi dicono, io in cronaca... Credo che si è scelto, no, Fabio, di non far vedere più questi dementi che fanno l'invasione, questi che... Sì, quelle immagini sì. Quindi quando la vedi in televisione te lo può dire solo chi era lì. Però lo si guarda che con una terra va solo da lì. Ecco, poi c'è quel tema qua che è un altro ancora, questo non, è un altro discorso. Non ancora. Bene, onestamente. Non l'ho visto.
Sì, lui fa tutto il giro. Sì. Fabio, tu che idea ti sei fatto di quello? Cioè, di questo ragazzo che parte, ne scarta uno, ne scarta un altro, tentano di fermarlo, non ci riescono. Poi quando lo fermano, lui è a terra e in realtà sono in quattro. Perché le immagini non l'hanno mostrato. Che uno va un bel po' dopo. C'è un video da ripreso dallo stadio. Perché in cronaca appunto. In cronaca non si è visto. Praticamente quello lì del primo anello arancio ha fatto il filmato della partita. Ma un questo. Sì, un caso lo stesso. Però l'immagine della nostra sicurezza ne esce estremamente lesa, Chi? Sì. Sì, io è vero, dici bene. Io credo che una forma di punizione per chi fa queste cose severa debba essere inflitta, no? Cioè, è stato molto divertente quel ragazzo lì, perché si è ripreso col telefonino, poi qualcuno dice che è andato davanti alla panchina per dire a Çalhanoğlu vergognati, e poi ne ha dribblati 5 o 6, sì. È stato anche un momento spettacolare per certi versi, però bisogna fare in modo che questa gente qui non lo faccia più, perché se no ogni partita arrivano in 7-8 come le cavallette, no? Quindi allora non voglio dire che il modo migliore sia dare i 4 cazzotti come ha fatto quel demente della sicurezza per fargli passare la voglia, però poi questi qui devono essere presi e devono passare un brutto quarto d'ora, perché se no la volta dopo lo faranno e se passa sì. Questo concetto le partite le vediamo giocate 2 minuti e poi poi scatta l'emulazione, purtroppo adesso poi con i social di TV, se mi dite, io non l'ho visto perché ripeto, ho visto solo la cronaca. Se si riprendeva pure, vabbè, allora. È entrato con il video selfie, a quanto pare è andato davanti alla panchina di Çalhanoğlu, gli ha fatto il gesto delle orecchie, che è lo stesso gesto che fece Çalhanoğlu all'andata dopo aver segnato sotto la curva. Ti sembra una roba normale? Ma per carità. Però a violenza non si risponde con altra violenza, cioè a cavolata non è che tu sei legittimato, no, Becky, a tirargli 4 punti. Io sono d'accordo con Fabio, Becky, lo steward che arriva è evidentemente uno quello cosa, speffeggiato dal dribbling. Esatto. Quindi questo qua ha detto, ah, mo t'abbiamo beccato e arrivo io e ti do il resto. Sì, devo dire che in Inghilterra e in America di solito quando fanno queste cose qui non sono solo 4 cazzotti ma sono anche 12, però per carità. Sono esagerato. No, però ecco lì l'immagine è stata brutta perché esatto. Lui era già due sopra. Non hai fatto più niente. No, ma io non dubito. Non dubito, tanto la prossima volta ci riproverà un altro. Sì, ma non è che se meno non dobbiamo far passare l'altro però. Non ci prova, cioè. Sì, non dobbiamo neanche far passare, adesso sembra che tutte le domeniche siamo qui a raccontare l'invasione di campo. Io non l'avevo mai visto. Dal vivo non ho mai visto un'invasione di campo, quindi sono rimasto anche sorpreso, ho detto "Ma come ha fatto questo San Siro a scavalcare?" Perché è vero che è facilissimo, il cancelletto lo può scavalcare chiunque, è altrettanto vero che a livello di pettorine già visivamente capisci che è comunque un perimetro di gioco sì, ben no, presidiato. Ma io mi riferivo in realtà all'altro episodio lì della non l'altro abbiamo detto che non ho capito cosa sia successo perché continuano a arrivare. Gianluca, è nei derby di solito non succede, posso dire da anni non succede più nulla, no? Mi ha stupito che ci fossero dei tifosi dell'Inter che hanno detto sono venuti giù, non ho capito, per prendere uno striscione, cosa c'entra? Che poi lo striscione è vi racconto questa testimonianza. L'ultimo derby, o il penultimo, l'anno scorso, ci fu un accenno di parapiglia fuori dallo stadio perché alcuni tifosi del Milan, non della curva, sostanzialmente erano andati un po' a fare voce grossa nella zona dove i tifosi dell'Inter aspettavano il pullman. Cioè, mentre quelli della curva hanno rispettato gli spazi, ci sono quelli del non della curva che invece tendono magari ad andare nello sfottò anche dove non dovrebbero e dove le due curve si sono messe d'accordo per dire io non rompo le scatole a te, tu non rompi le scatole a me. Da quello che posso dedurre, da quello che ci è stato raccontato, dalle immagini che girano sul web, la zona del primo anello blu probabilmente era presidiata normalmente da tifosi che non appartengono alla curva dell'Inter, ma che sono normali tifosi che hanno visto lo striscione pendere dal secondo anello blu che invece era dedicato ai tifosi del Milan, evidentemente l'hanno strappato, quelli da su sono scesi e hanno cercato lo striscione. Non sto dicendo giusto o sbagliato che sia, sto dicendo io che io dico solo che gli stati sono non stati, è una guerra sì, adesso non è, ma poi non è, ma non mi interessa se è una guerra. Qui l'intelligenza non viene distribuita col tifo, abbiamo fatto una lotta qua per cercare di riportare la gente negli stadi. Se però anche quando c'è lo stadio al 50% e c'è uno che poi a un certo punto finisce all'ospedale perché gli ha dato lo schiaffo, l'altro che fa, evidentemente non ci si merita di andare allo stadio, no, dico una roba da vecchio rincoglionito, mi spiace, ma evidentemente mi spiace, no, evidentemente è meglio finché non c'è più queste robe qua. Sì, certo, poi e tieni chiusi e basta. Gianluca, abbiamo raccontato di settori chiusi occupati dai bambini delle scuole calcio che gridavano
Melma al portiere, sì, vi ricordate? Cosa? Sì. Ne abbiamo raccontate di ogni. L'anno scorso Ibrahimovic al derby d'andata, 5.000 persone a San Siro, al derby d'andata Ibrahimovic fa così al primo anello arancio, dove gli gridavano Zingaro, dei tifosi che al primo anello arancio solitamente non appartengono. Sì, ma le robe verbali ormai ci ho rinunciato, le cose verbali ormai mi arrendo, ma se a un certo punto c'è il parapiglia, il tafferuglio, perché anche di questo se è una parola che non sentivo più da 30 anni, e queste robe qua, e a un certo punto ti scrive c'è una signora di 50 anni che ha preso un pugno, signora, io non so se sia vero, perché naturalmente poi non ti scrivono mai nome e cognome, però mi sembra che non meritiamo, no? Magari dico, cerchiamo di come genere umano, con lei, subumano, forse dobbiamo ripensare un attimo anche le nostre presenze allo stadio. Una testimonianza stadio, diretta già nel corso della serata. Ci separiamo un attimo, poi Matteo dobbiamo tornare a parlare della Juve formato scudetto. Non vedo l'ora, che bello essere tornato a Zaccaria. Zaccaria. Rieccoci allora, Matteo. Subito Vlahovic e Zaccaria, neanche nei migliori film. Devo dire che non avevamo... Neanche il miglior regista poteva pensarlo in questa maniera. Sì, ma adesso glielo devo dire. Vlahovic poteva esserci, ma Zaccaria magari non era proprio... così arriva Fabio, arriva a 4 gol Zaccaria. Fabio. Sai che ne ha fatti 3 con la Svizzera, che Caroni ci ha fatto vedere. Aspettava con Zaccaria. Abbiamo delle immagini da far vedere. Sì, sì. Adesso... No, vabbè, ma Zaccaria è stato impalpabile per tre quarti della partita. Poi si è fatto pure male, ha fatto il gol. Vabbè, ci mancherebbe, solo davanti al portiere l'hanno appena preso. Non è che da questa partita abbiamo deciso che Zaccaria è un fenomeno, anche perché a centrocampo la Juve ha patito. Vediamo, valuteremo Zaccaria nel corso delle prossime 4-5 partite. Ecco. Bentancur era più consistente per il momento, poi vediamo lui come è dinoccolato, è grande e grosso, sembra un Matuidi un po' più sgraziato, ha anche un po' le sue movenze, grandi vediamo. Rossi. Se è Matuidi è già meglio di Bentancur. Quindi che sembra Matuidi. No, appunto, io poi Matuidi campione del mondo, tanta roba, ci mancherebbe, però su Zaccaria io già oggi meglio di Bentancur facile. Secondo me. Non hai dubbi. E secondo me anche nel primo tempo, dove visto che era stato criticato, comunque in fase difensiva ci dà un equilibrio che prima ci sognavamo, ecco. Quindi poi il gol, sono d'accordo, è un'eccezione. Quella non dobbiamo pensare che sia la regola. Ma sulla quantità e la linea che ha fatto metà campo, invece secondo me è stata un po' sottovalutata. Cioè ha giocato peggio, l'unico che forse non merita la sufficienza ieri è Arthur. Cioè Arthur è riuscito a fare male anche in una gara del genere, una sinceramente. Una gara facile. Vlahovic sembra giocare alla Juve da un paio di stagioni. Guarda che anche lui non è che abbia fatto una grande gara. Beh, però un grande impatto. Non c'è travanti. Cioè finalmente hai peso davanti, sai che se c'è un'occasione puoi fare male, dai la sensazione di poter fare male sempre. E alla fine è un'altra roba, quando è un attaccante che fa gol. Cioè la sensazione della Juventus che avevi prima era che le partite potessero durare una settimana e tanto non segnavi. Adesso invece quando hai la palla hai la sensazione che qualcosa può sempre accadere. Anche Morata, Allegri ha detto, ha giocato Morata, tanti mesi in quella che non è la sua posizione, adesso può giocare. Morata, se non gli chiedi di segnare, non gli chiedi di essere uno da 15-20 gol, è un ottimo giocatore. Poi giocando così gli farà magari i suoi gol, però non ha più la pressione di dire o segna lui o non segna nessuno. Dobbiamo parlare anche di Dybala, dell'uscita un po' polemica che sì, ha fatto. Sì, sì, sì. Però Fabio, l'impatto di Vlahovic è stato devastante. Sì, sì, ma è andata come io mi aspettavo. Cioè io considero Vlahovic un giocatore capace non solo di segnare ma anche di fare reparto. Fare reparto vuol dire essere lì, attaccare sempre i due centrali, andare a fare la guerra, avere scontri fisici anche, tutta roba che Dybala si guarda bene dal fare, Ken si guarda bene dal fare, lo stesso Morata non è esperto in materia. Quindi quando tu hai un centravanti così, giocano meglio tutti quelli che gli stanno intorno. Se manca quello lì diventa difficile. E lui impegna non solo il suo diretto avversario, ma anche l'altro centrale mediamente, cioè richiede un raddoppio di marcatura che apre degli spazi. E questo era facile da capire e fa anche un po' crollare il mito del grande allenatore, no? Cioè Conte, cosa faceva Conte l'anno scorso con l'Inter? Aveva Lukaku che faceva quella parte lì, anche meglio di, per certi versi, per il momento di Vlahovic, che ha tempo per migliorarsi ulteriormente. Quando tu hai una coppia d'attacco così,
hai Lukaku e Lautaro a fianco che gli fa da satellite, e diventa facile fare l'allenatore. Cioè Conte tatticamente non è che ha fatto chissà che quali innovazioni, aveva una grande difesa, aveva Barella e Brozovic a centrocampo, Lukaku e Lautaro davanti. Senza offesa, Conte, che rimane un grande allenatore, ma è difficile perdere un campionato con una squadra così. A me faceva ridere l'anno scorso quella parte di anche commentatori interisti che continuavano a piangere, ma non abbiamo comprato nessuno, guarda la Juve quanti giocatori ha preso. L'Inter aveva già una squadra da due anni che era fortissima, tanto forte che quest'anno, perdendo Hakimi, Lukaku e Eriksen, continua ad avere la squadra più forte del campionato, anche se adesso la Juventus con Vlahovic, e vedremo Zaccaria, di cui è entusiasta Caronni, vedremo, diamo un po' di tempo, anche così l'Inter rimane ancora più forte della Juve. Ma è impossibile lo scudetto, Fabio? Sì, è impossibile anche se adesso la Juventus ha quello che le mancava prima, cioè vince le partite difficili. Ieri col Verona non era una partita facile, la Juve non l'ha giocata bene, dalla mezz'ora fino all'inizio del secondo tempo il Verona si è fatto preferire, la Juve ha sofferto, i miei tifosi in studio erano un po' depressi, ma quando tu hai dei giocatori così, allora vinci anche le partite brutte, che è quello che fa l'Inter ed è quello che purtroppo non riesce a fare il Milan, perché non ha questa qualità. Che doveva prendere Vlahovic, Cuomo. Ieri Vlahovic rientra anche nel gol di Zaccaria, perché lui fa un movimento e la difesa del Verona pensa solo a Vlahovic, e Zaccaria di là è tutto completamente solo, solo per il fatto di essersi mosso. E la giocata che fa sempre, vengo a prendermela, sponda e mi giro e taglio dentro nello spazio, è una giocata che farà fare tantissimi gol alla Juventus da qui alla fine della stagione. È molto più forte, non c'è paragone, però ricorda, visto che sono arrivati tutti e due nel mercato di gennaio, sì, l'impatto che aveva avuto Piontek al Milan in quel mercato nelle prime partite. Sì, il problema è che questo qua è più forte. Sì, 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 ho detto, non c'entra niente, però l'impatto che ha avuto nel mercato di gennaio... Ma poi, ecco, scusami, tu hai citato bene Piontek. Piontek arriva e fa il diavolo a quattro per due mesi, il Milan arriva terzo in classifica, e Gattuso sembra un genio. Piontek si ferma, il Milan si fa recuperare, cioè a volte noi che spacchiamo il cappello in quattro per questo, che ha sbagliato i cambi, non ha fatto la diagonale, eccetera. Mettimi un grande attaccante che fa gol, e come diceva Cesare Maldini, vieni avanti tu adesso che mi viene da ridere, cioè è fondamentale. La Juve con il Milan è l'unica delle squadre di alta classifica che non ha un grande centravanti, non lo aveva, adesso con Vlahovic ha sopperito questa mancanza. Secondo me darà, cioè, e infatti io ieri avete tirato fuori, però giustamente avete tirato fuori, giustamente avete tirato fuori Abraham della Roma, Vlahovic della Juve, Osimhen del Napoli. E però non vi viene in questo momento, anche se Dzeko ha fatto già 12 gol, ci ha provato in Champions League. Per ragione, cioè il grande assente, scusatemi, in questo novero è Lautaro. Scusate, in quest'ultimo periodo. Scusate, Lautaro. Ma è il vero problema dell'Inter, però, Gianluca. Tu hai giustamente esaltato Dzeko, un professore fantastico. Però Dzeko è uno che ha 36 anni, se fa molto bene settembre, ottobre, novembre, dicembre, ti viene il dubbio che poi magari a febbraio, marzo, aprile sia un po' giù. No, ma lui Dzeko poi adesso è intelligente. Per esempio, in tutte le azioni del primo tempo, se ci fai caso, c'è sempre Dzeko che viene a fare un pochino, lui gioca per la squadra. Quando capisci che non è la serata sotto porta, comunque ti dà un'utilità, tiene corta la squadra, sta sui ripari, prende le sportellate. Secondo me, scusate, ma anche per ragioni anagrafiche, qui il grande assente... Scamacca l'hai preso per la prossima stagione. Sì, ho capito, ma io non peglio il mio orizzonte, dai, se no parliamo di Botman, Pippo, Pluto e Papi... Cioè, qua io, il mio orizzonte arriva fino al 22 maggio. Io devo ritrovare, al di là delle fiammate di Sanchez, che hai capito, 120esimo la maglia, poi sai com'è, perché lo vedi quando entra, per me mi spiace dirlo, ma se è vero che il calcio è una roba semplice... grande attaccante che fa gol, ti risolve i problemi, secondo me Lautaro manca più, non ho mai pensato che fosse come Lukaku di un'altra categoria, però io credevo che Lautaro, posso dirti, fosse un po' più continuo quest'anno, e invece ha le stesse pause di un anno fa, cioè non è cresciuto. Sì, in campionato nell'ultimo anno, ragazzi, scusatemi, dicembre. Ma Lautaro non è cresciuto. Quindi non arriva da 80-90 milioni a fine anno.
Boh. Sai, poi gli amatori poi ci sono sempre. Il cosiddetto amatore. Però dimmi di Dybala, poi magari stasera mettiamo qualche fotografia delle sue espressioni. Quando è uscito, non era contento, questo mi sembra chiaro. Si vede che Allegri gli dice qualcosa e lui fa la faccia come dire... Ma poi anche in panchina quando si siede. Sì, fa le faccette, borbotta. Sì, è ovvio che... Ma il tema Dybala, secondo me, se ne può parlare ancora di più, Perché ieri va bene, c'era Cuadrado che era appena tornato, quindi è più facile tenere in panchina, come anche McKennie. Ma dalla prossima Locatelli torna e a metà campo un posto glielo devi dare, probabilmente quello di Rabiot. E Cuadrado... Non di Arthur? Non lo so. Sai qual è il problema di Dybala? Dove lo metti? Perché Danilo mi sembra difficile da togliere, è un fedelissimo di Allegri. Insomma, cioè, dici, se Cuadrado non fa il terzino destro, deve giocare in tre davanti. Ma ragazzi, ma Dybala deve per forza togliere Dybala. No, ma sai qual è il problema? Che secondo me sta sulle balle veramente ad arriva bene. Perché io ho sentito arriva bene parlare anche degli altri, no, veramente. Però, secondo me ci sta antifatto. Non so, cioè, su Dybala un po' di tensione c'era stata. Cioè, Fabio, come hai visto, come valuti la partita di ieri di Dybala e poi la sua uscita? Io vedo Dybala e penso a Caronni, sono d'accordo con lui almeno su questo, cioè un giocatore veramente che dimostra di non essere né un leader, perché il leader si è visto subito era Vlahovic, leader in campo, cioè quello che prende la squadra sulle spalle era Vlahovic, e neanche un capitano, perché un capitano non può una volta fare l'offeso perché fa gol e guarda ingrugnito, la volta dopo esce e fa le smorfie perché l'hanno sostituito. Lui non ha la più pallida idea di cosa voglia dire essere leader e capitano, e questa Juve sbagliando è stata costruita su lui leader e capitano, e adesso stanno correndo i ripari. Ma la Juve, che come ci hanno raccontato si vedrà con Dybala adesso in questo mese, si vedono davvero, ha deciso a fine mese, Dico che la vulgata è già a fine mese, prima era San Valentino, adesso siamo già San Valentino un po' romantico. Adesso facciamo fine mese, inizio marzo. Ma cosa, rinnovo? Tra un po' arriviamo a Pasqua e poi un attimo finire. E anche Brozovic allora, stiamo tirando da in lungo. Però mi sembra un po' diversa anche Brozovic. Sì, ma io sono serenissimo su Brozovic. Mi sembra un po' diversa la situazione. Per ora, o poi magari mi sbaglio, arriva a 10 milioni del Barcellona, vado anch'io. No, però su Dybala... Secondo me arriva bene. Dopo l'acquisto di Vlahovic, in tanti abbiamo detto, probabilmente hanno deciso di non rinnovare a Dybala. Però ogni volta lo punzecchia. No, poi se i due si trovassero, adesso se noi dovessimo scoprire che da qui alla fine del campionato diventa una coppia meravigliosa, ti viene da dire, vabbè, se Vlahovic esalta anche Dybala, perché no, proviamo a tenerlo. E ieri, per carità, assist di Dybala, gol di Vlahovic, però io non ho avuto la sensazione di una squadra equilibrata con Dybala in campo. Tu vedi meglio Vlahovic Morata? Sì. Nettamente. Ieri Morata ha fatto il Mandzukic. Vlahovic Morata. Anche se i numeri, Quadrado. Poi vedevo ieri sera, anche se i numeri spicca di più Dybala. Allora, a proposito di mercato e di rinnovi, sta arrivando anche Nicolò Schira, noi continuiamo su Top Calcio 24, poi tutti gli approfondimenti questa sera. Grazie Fabio. Grazie a voi, arrivederci. E a voi, qualcuno si ferma ovviamente, io mi fermo. Jessica, sta arrivando anche Nicolò, grazie, buon proseguimento su Top Calcio 24.